Adesso andiamo alla Reggia di Venaria, prorogata fino all'Immacolata, la mostra, grande successo sulle uova di Fabergé. Adesso c'è un'attrattiva in più, la Peota, il Bucintoro dei Savoia. Graziella Riviera. Dal fluttuare sommerso delle acque del fiume alle visioni del Teatro della Memoria. Tra viaggio, sogno, tempeste, allegorie e autentiche architetture barocche, trova finalmente una collocazione adeguata alla sua secolare storia la Peota Reale, l'imbarcazione di gala costruita a Venezia nel 1730 per Carlo Emanuele III di Savoia e usata per le feste di corte sul Po al Valentino. Lunga 16 metri, pesante 60 quintali, splendidamente scolpita e decorata, è l'ultima testimonianza esistente del mitico Bucintoro, di cui, in scala minore, riproduce il modello. Ritirata a fine 800 dal servizio attivo, la Peota si sposta a Palazzo Madama, a Palazzo Carignano, poi al centro di restauro della Venaria. Infine, con una spettacolare operazione di trasporto, arriva la nuova sede, le scuderie juvariane della Reggia. Qui d'ora in poi sarà visibile al pubblico in un allestimento multimediale di Davide Livermore su musiche di Antonio Vivaldi. Il barocco nel barocco, per un oggetto barocco e anche una sfida in questo senso era riuscire a dare vita, a far sentire la vita, gli affetti che vengono emanati da tanta bellezza, ma anche da quel periodo storico. Il restauro è stato finanziato dalla Consulta per i Beni Artistici di Torino. La Peota torna nel suo mondo, Venaria è stata pensata dalle stesse persone che hanno fatto questa reggia grande. Per i visitatori, preview con spettacolo ogni 40 minuti.